con Geppino Aragno una veloce analisi di questa campagna elettorale. Dunque, siamo alla conclusione di una lunga battaglia, lunga sul piano proprio fisico, sul piano breve, perché è stata una campagna elettorale ristretta nel tempo. Non so quando casualmente, ma certo non a vantaggio delle forze piccole e delle forze appena nate. Penso che il bilancio che possa fare sia del tutto positivo, insomma, cioè da tutte le parti, insomma, i segnali sono positivi. Abbiamo dalla nostra parte la forza delle ragioni, insomma, il nostro programma è un programma che investe in maniera frontale praticamente i problemi fondamentali del paese. Siamo stati e siamo l'unica forza apertamente antiliberista, e questo credo che abbia avuto un effetto molto positivo sulla popolazione. Sono certo, per quello che ho potuto capire, che c'è una rispondenza reale tra quello che noi abbiamo tentato di portare avanti, tra il nostro discorso e una parte non piccola dell'elettorato che non si sentiva rappresentata. Sono certo che noi costituiamo in questo momento un'alternativa, un riferimento. È veramente una forza che porta una ventata, non di novità nel senso berlusconiano della parola, ma veramente di politica, una serie di ragionamenti politici che non si sentivano fare da tempo immemorabile. E siamo, non c'è dubbio, credo, anche sotto questo punto di vista, l'unica forza di sinistra che si occupa seriamente dei problemi fondamentali del Paese, i problemi del lavoro, i problemi della salute, i problemi della formazione, i problemi della mancanza, i problemi dei pensionati, i problemi della povera gente, quelli che hanno pagato il prezzo della crisi e che invece della crisi non avevano nessuna responsabilità. Sostanzialmente sono contento di come siano andate le cose e sono anche abbastanza certo che i risultati premieranno il lavoro fatto. Che io invito a votare per Potere al Popolo sulla base di convinzioni. Non esiste nessuna forza politica in questo momento che abbia l'intenzione di tenere fede alle promesse date. Tutto quello che può aspettare l'elettore che voterà scegliendo il meno peggio è l'ennesimo governo, una maggio minoranza. Insieme l'uno e l'altro, insieme destra con sinistra, per portare a termine un progetto di smantellamento dei diritti della povera gente, dei diritti dei lavoratori. Io credo che la storiella del voto utile non abbia più nessun senso. Il voto utile a chi? Il voto utile a chi pensa di conservare le poltrone, il voto utile a chi pensa di continuare ad attaccare diritti. Io credo che l'unica soluzione possibile per chi vuole cominciare a cambiare pagina, a girare pagina, e c'è la possibilità di farlo, è quello di votarci, di votare Potere al Popolo.